Salve a tutti. All'inizio di novembre uno dei miei giochi preferiti è finalmente uscito dalla fase di Early Access. Sì. Credo che molti fan del mio canale già conoscano questo gioco. Planet Explorers. Per chi non ne sapesse nulla, se guardate fra la cronologia dei miei video troverete almeno 3 recensioni a riguardo, fatte durante il suo sviluppo. Oltre a queste recensioni potete anche trovare un tutorial per usare il Creation Editor, cioè quella funzione che permette in game di creare ogni oggetto, arma o veicolo, come se avreste un software per modellazione 3D. Questi oggetti così creati possono essere poi usati nel gioco. È questa caratteristica che contraddistingue davvero Planet Explorers dagli altri sandbox che potete trovare su Steam, ma oltre a questo il titolo contiene anche una modalità storia, cosa che alla maggior parte dei titoli di questo genere manca, oltre al multiplayer. Ho già intenzione di aprire appena potrò un server multiplayer di Planet Explorers, ove cercherò di far brillare le caratteristiche uniche di questo gioco, ma per adesso farò una cosa insolita per questo canale. Una serie di gameplay della modalità storia. Prima di iniziare il tutto, faccio notare una cosa che mi ha fatto davvero incazzare. Dell'uscita di questo gioco in Italia non ne ha parlato quasi nessuno. Non ho visto nemmeno un video recente fatto da uno youtuber ed ho visto solo un trafiletto su Games Village fra le testate online. Io mi chiedo come cazzo è possibile tutto ciò. Possibile che l'uscita di un gioco come questo sia del tutto ignorata dai media, piccoli e non, mentre ad ogni stronzata sulla sorte di No Man's Sky o sull'ultimo Battlefield uguale a quello dell'anno scorso ci sia un risalto mediatico spaventoso. Sapete cosa vi dico, cari colleghi recensori? Se vediamo girare solo giochi di merda negli ultimi anni, la colpa è anche vostra. Ogni tanto, invece di seguire le visualizzazioni recensendo le solite cavolate all'ultima moda o la merda indie più assoluta, andate a cercare anche quelle piccole perle che si nascondono fra i meandri di Steam. Magari così un giorno la situazione migliorerà. Nel mio piccolo spero che questa serie aiuti un po' questo gioco ad essere conosciuto in Italia, nonostante YouTube notoriamente penalizzi nelle ricerche i canali piccoli come il mio in funzione di quelli più grandi. E sarebbe il caso che un grosso youtuber magari si svegli anche lui per la causa. Oltre a questa serie ed al futuro server multiplayer, rimetterò sul sito web italiano di Planet Explorers, che vedete ora in sovraimpressione, creerò gruppi Steam e Facebook appositi e chiederò alla Patea Games, casa produttrice del gioco, di poter aiutare con le traduzioni in italiano. Anche questi video di gameplay avranno i sottotitoli nella nostra lingua. Avete appena visto le funzioni di personalizzazione del vostro personaggio, ora godiamoci il video di introduzione della campagna. Ladies and gentlemen, it's been a long time coming. As the first humans to ever venture out this far into the frontier, I cannot emphasize how proud I am to have made this journey with you. All of you. I look forward to us building a new home together. Let us make Baria into a shining beacon of the human civilization. Many rivers we had to cross, but we finally found our way. Separation complete. We are going for atmospheric entry burn in 3, 2, stand by. Mark! Object approaching. Emergency evasion. Too fast! Extensive port side damage. Get out of here! Going down. You're awake. The way we crashed, I thought we were both goners. Never trust machinery made on Earth. Dove siamo? I checked the locator. We should be somewhere on the southern hemisphere. Probably the Galileo continent. Here's a... Questa che vedete ora è l'enorme mappa di gioco, creata a mano dagli sviluppatori, dove verrà giocata la campagna. Cos'è successo? Not what we were expecting. Our first day on Maria, I think we hit something really hard coming down. Strange though, since our radar system should have discovered any space fragment and avoided it. I wonder if my brother is alright. Dimmi di più su Maria.
Did you not pay attention at all in colonization prep class on the way over? Maria is the second planet orbiting the Epsilon in the star system. 11.83 light years away from Earth. It has 80% Earth mass, 26% oxygen atmosphere, and 83% surface water. It's very similar to Earth. Well, before that planet became a mess. Tutto okay? I got slammed hard when we crashed. There should be an emergency kit on the lifeboat, but I couldn't find it. Can you look around for it? I could use the herbal juice in there right now. It might be covered by dirt, so let me give you a wood shovel script. You took the new planet survival course, right? Corso? Oh dear. All right, let me forward that to your mobile PC. It'll explain how to use some of the tools you have. Potete accedere a tutti i menu, compreso quello del PC portatile, cliccando sull'icona in basso a destra. Nel PC portatile trovate tutti i tutorial del gioco. Chiedo scusa per la musica troppo alta nei primi dialoghi del video, ora dovrebbe essere a posto. Una volta parlato con Gerdy, non ci resta che imparare lo script per fare la pala di legno, cliccandoci sopra, e poi procurarci del legno per costruirla. Nelle ultime versioni non dovremo più usare il coltello per abbattere gli alberi ad inizio partita. Saremo infatti ora forniti di un'ascia da campo. Se non altro ora abbattere un albero piccolo è questione di secondi e non di minuti. Ecco il kit di emergenza. Non ci resta che raccogliere lo script per il succo di erbe e craftarlo raccogliendo i fiori attorno alla scialuppa. La cassa contiene anche carne, blocchi di terra e gli script per piccone ed ascia di legno, che conviene craftare al volo. Thank you, this will help. I could use some water to help this down as well. Can you go get me some? Here's a pitcher. Dopo aver dato il succo di erbe a Gerdy, questa vi chiederà dell'acqua, dandovi prima una brocca per raccoglierla. In questo gameplay io taglierò tutte queste fasi di nerdaggio, facendovi solo vedere i dialoghi tradotti. Ho sempre odiato il far nulla durante i video, quindi il mio stile per tutti i video di questa serie sarà questo. I dialoghi tradotti poi saranno solo quelli delle missioni principali. Non tratterò per esempio le tre missioni secondarie che fornisce Gerdy dopo questa e che permettono di ottenere gli script per il fuoco da campo, la torcia e la carne affumicata. Anche perché per completarle sarà sufficiente raccogliere altra legna e craftare il grasso animale usando la carne recuperata dal kit di emergenza e lo script che ci darà la stessa Gerdy. Come posso aiutare? I'm still not feeling too well. Unless there's a doctor around, I don't know how long I will last. Stai qui. Io vado qui intorno a cercare aiuto. I saw a boat land a bit north of here. Someone has to be there. Before you go, let me give you these weapon scripts. Please be careful out there. A questo punto Gerdy ci dà gli script per la spada, lo scudo, l'arco e le frecce di legno. È inutile dire che, prima di partire, conviene craftare tutto. Boy, it's good to see you alive. What in the five hells happened? I heard a loud bang and down we went. Luckily for me, I was seated right next to a lifeboat. Chi sei? What the? Did the shock regress your mind? Next time you forget your favorite doctor's name, I'm gonna smack you on the head. It's me, Alan Carter. Quanti erano con te? Jen and Sly came down here with me. They're out looking for all the survivors, though. She'll be back here shortly. Gerdy è a sud di noi e si è fatta molto male. What? Little Hook? Damn! Hold on, let me get my things and then we can go. Guard me against the animals on the way, though. I'm only a doctor. Gertie, you sure look like crap. Thanks. It's good to see you, too. Hold still and I'll give you something to stabilize you. We'll need to move you to the other camp, though, since most of my supplies are there. Plus, it looks dangerous here. Do you think you can move? I think so. Give me a hand. You're gonna be on guard duty again. Lead us back to the other camp. Murmux, brutto bastardo. Ti avevo detto di scortarmi. Levami sti orsacchiotti dalle palle. Scusami. Sono troppo veloci e ho dimenticato di craftare l'arco.
Che cazzo fai? Vieni ad aiutarmi. Riuscirà il dottor Carter a salvare Jerdy? Lo scopriremo nella prossima puntata.